Bisogna dire che lo scorso venerdì ho cercato di cambiare qualcosa, almeno uno strumento, no? Quando esce qualcosa di grandioso e non è semplicemente relegato alla chitarra, è un po' difficile trovare dei dischi di musicisti, a parte i gruppi che ci stanno, però i gruppi non mi convincono del tutto, tanti gruppi. Ci sono gruppi interessanti e qua appena li trovo li trasmetto, però non c'è tutta questa grande cosa, insomma. A parte delle cose che devo ancora sentire, onestamente, perché non ho avuto il tempo, impegnato nella nuova trasmissione di Rai 2, Libero, che va in onda il mercoledì alle 23:15, impegnato a Televita il mercoledì con Gianni Neri nella trasmissione Cocktail Micidiale, che va in onda alle 22:05, impegnato il venerdì sempre a Televita nel mio programma personale, che sarebbe questo che state vedendo ora, alle 22:35, e facendo migliaia di altre cose, eccetera eccetera, mi rimane a volte poco tempo per sentire i dischi, però quando trovo il disco che mi interessa poi lo sento almeno 17 volte di fila, sento ogni estratto per poterlo giudicare bene. Apposta mi piace fare una cosa alla volta, affrontare per ora un tema alla volta, poi con Gianni Neri dalla prossima settimana e dal prossimo venerdì affronteremo più dischi, diciamo, ecco, e daremo un giudizio più globale, diciamo, non al singolo ma al pluralismo. Stiamo parlando del tastierista Vitaly Kupri, già trasmesso nella trasmissione scorsa, un capolavoro veramente. Vitaly Kupri ha fatto parte di gruppi come gli Artension, come i Ring of Fire, ha fatto diversi dischi solistici, ma il primo era molto bello con Gregao, poi ha fatto il disco in coppia con Gregao e poi ha fatto diverse altre collaborazioni. C'è una nuova collaborazione tra l'altro di Vitaly Kupri, ma aveva fatto anche un'altra collaborazione con Leal Ferrigno, due chitarristi. Ferrigno poi ha fatto un disco solistico che ho casa, insieme poi a Phil Bino, il bassista di Steve Vai della tournée precedente a quella ultima con Billy Sheehan al basso, per cui Vitaly Kupri presta le sue tastiere ad altra gente, insomma, lo paga e lo fa, insomma, sempre dischi di un certo livello, ma questa volta mi sembra che Vitaly Kupri abbia raggiunto il massimo della tastiera. La volta scorsa ho menzionato Mike Pinella, Jordan Rudess, Sherinian, Mazzo Lawson, i vecchi Emerson, Wakeman, Greenslade, Rick van der Linden, Tony Banks, Richard Wright, John Lord, Brian Auger, Eden Jazz, i grandi tastieristi, organisti tipo Jimmy Smith, Oscar Peterson, Michel Petrucciani, ma Bill Evans, quanti ce ne stanno? È un mondo pieno di grandi musicisti e anche alle tastiere, specie nella musica classica, e lui è un classico, lui è uno che ha studiato la musica classica, per cui riflette nel rock, nel heavy metal progressive, la sua grande tradizione legata ai compositori classici di un certo tipo, direi più musica sinfonica che musica classica. Musica classica è come dire musica moderna. Musica moderna che significa? Significa un cazzo, può significare liscio, può significare il rap, può significare hip hop, può significare gothic, esoteric, ragamuffin, reggae, garage, grunge, new metal, dark metal, doom, dark, after punk, new wave, rock in senso totale, per cui anche la definizione di musica classica è molto labile, bisognerebbe affidarsi ai compositori e a che composizioni e a quali movimenti di tali composizioni. Non si può dire musica classica in senso totale. Esiste però uno studio legato alla musica classica, questo non c'è dubbio, esiste uno studio pianistico che Vitaly Kupri ha fatto vincendo
tutte le, diciamo, tutte le cose nelle scuole, i diplomi nelle scuole, e passando ad essere un musicista classico, però con la voglia di fare rock. Io direi che questo nuovo disco di Vita di Kubrick sia un vero capolavoro. E allora Richard Benson, questa sera, con tutta l'enfasi, con tutto l'amore, con tutta la passione, chiamatela come volete, perché non lo so manco io. Io quando ho sentito questo disco sono rimasto senza parole. Vi ricordo sempre Angelo Carpenelli, Istinti Musicali, Via delle Albizie 22, dove potete trovare questo disco in esclusiva, come il disco della settimana scorsa di David Martone. Sono dei dischi che abbiamo solo noi, che usciranno tra 4-5 mesi, usciranno chiaramente solo nei negozi specializzati, ma ancora devono uscire. Ce l'abbiamo avuti con un'anteprima pazzesca, che non vuol dire assolutamente niente, capito? L'importante è che voi li troviate, capito? Che li ordiniate, che li troviate, che siete felici nell'ascoltare della musica, non direi neanche diversa in questo caso, perché sono dei movimenti che vengono dal nostro passato, dalla nostra tradizione, riflessi in una maniera completamente innovativa. Però devo dire che ho trovato Kubrick migliorato come compositore e anche migliorato tecnicamente. Un po' difficile dire, sai, Kubrick migliorato tecnicamente, era già un mostro, era già uno stregone delle tastiere questa volta, e poi c'ha un fatto in più, c'ha un fatto in più Vitaly Kubrick, che mentre Derek Sherinian usa suoni campionati che sembrano chitarre elettriche sulla tastiera, eccetera, Vitaly Kubrick te la fa sempre sembrare una tastiera, questo strumento, no? A parte in un pezzo dell'altra trasmissione dove c'è una specie di chitarra pulita, quello era un suono campionato di chitarra. Uno dice: questo è il chitarrista. No, è una tastiera che suona col suono campionato di chitarra. Se riconosce la fine, è quello un divertimento, ma in quasi tutto il disco c'è il suono della tastiera, vari suoni di tastiera, ma si capisce sempre che è la tastiera. Tante volte non distingui l'assolo del chitarrista con l'assolo del tastierista, perché hanno i suoni molto simili. E questo è un grande difetto che ha Derek Sherinian, specie nell'ultimo disco, che mi sono cadute le braccia quando ho letto Billy Idol che canta In the Summertime, e poi Malmsteen che suona abbastanza bene, ma sembra quasi più un disco di Malmsteen con poche idee, Zakk Wylde con altrettante poche idee, che con Malmsteen si collega male, e poi Slash alla chitarra. È un disco di Derek Sherinian sbagliato. E mi dispiace per il suo gruppo Planet X, insieme a Tony McAlpine, insieme a Virgil Donati, che si è sfasciato. In una domenica cauta e dal forzato silenzio si nascondono i fatti saputi e risaputi di Catania, dove per una partita quest'ultimo con Steve Lukather alla chitarra e Zakk Wylde, e nel primo Brett Garsed, ricordo, che si chiamava Planet X il disco, ma era intestato a Derek Sherinian, poi dischi da solo di Derek Sherinian, e finalmente il gruppo Planet X col disco dal vivo dove suona il basso Dave LaRue, il bassista della Steve Morse Band, ex Steve Morse Band, perché da quando Steve Morse è andato con i Deep Purple, chiaramente questa Steve Morse Band non esiste più, manco i Dregs, manco i Dixie Dregs e manco tutte le associazioni, le confraternite che aveva creato Steve Morse. Io direi di andare a sentire subito questa sera un altro brano di questo capolavoro, il tastierista russo trasferito in America con una formazione micidiale, Michael Harris alla chitarra, Randy Coben al basso, John Macaluso alla batteria. Ma che volete di più da un quartetto di questo genere, se non la guerra più totale, Vitaly Kubrick!
quei pezzi sono molto lunghi, allora si sfumano, però si capisce, no? Si capisce con cosa abbiamo a che fare, capito? Parlatemi ancora degli anni 70, pensiamo ad Emerson, Lake e Palmer, grande gruppo, ma non c'è paragone, non c'è paragone di difficoltà dell'esecuzione, anche se Emerson è sempre stato un grande tastierista, per carità, nulla da dire. Ma gli anni sono andati avanti, da un lato sono andati indietro nelle canzonette bieche, rap, hip hop, musicisti rock che non sanno suonare, che fanno schifo, veramente mi fanno vomitare, ma dall'altro lato, dal punto di vista del virtuosismo, sono andati avanti in una maniera allucinante, con nessun paragone, nemmeno più lontano. Rispetto ai musicisti degli anni 70 rock. Avevo pregato Luca Di Noia di una cosa. Vi voglio strappare una lacrima, ve la devo strappare. È importante per me strappare a voi un sentimento, una lacrima, un brivido che determina qualcosa sulla pelle, che vi cambia la pelle, che vi cambia questa atmosfera, che la pelle diventa quasi come una luna, anzi l'intonaco dei palazzi diventa quasi di un grigio perla, creando un'atmosfera molto ambigua, molto contorta, ed è questo riflesso dei palazzi da dove arrivavo io, chiuso in un ospedale dopo un incidente di moto, a capire che la sensibilità andava sia da una parte levigata e sia da una parte trasferita in rabbia, in aggressività, in voglia di distruzione rispetto a tutta la gente che mi aveva voltato le spalle nel momento del bisogno. Sentiamolo, sentiamolo insieme, Vita di Cupri, ma Luca mi devi dare una mano questa volta con le immagini. Grazie Luca, hai centrato proprio l'obiettivo, come sempre. Richard Benson alle 22.35 su Televita il venerdì. Richard Benson con Gianni Neri in cocktail micidiale mercoledì, sempre su Televita alle 22.05. E sempre mercoledì Richard Benson nel gran finale del nuovo varietà
di Rai 2 condotto da Max Giusti, stile libero, alle 23:15 con grandi ospiti e con grandi belle ragazze e con grandi politici e con grandi cose. Ci sono 500 persone tra tecnici, macchinisti, truccatori, parrucchieri, trasportatori, cameraman, 5 autori, registi, eccetera, eccetera, che lavorano intorno a questa trasmissione, dove c'è un pubblico di 470 persone che ci viene a trovare di settimana in settimana. A questo punto cambiamo disco e la cosa importante da capire è che l'abbiamo già trasmesso, ma è un capolavoro. È l'ultimo disco di Michael Harris, che tra l'altro è il chitarrista di Vitaly Kupri, in questo nuovo disco di Vitaly Kupri. Michael Harris però ci regala, suona le tastiere, il basso, è il chitarrista lui, tutto quanto solo col batterista Matt Thompson. Tutto il resto è per orchestra sinfonica. Ve lo consiglio, da Angelo Carpenelli, Istinti Musicali, Via delle Albizie 22. Quanti capolavori stanno uscendo in questo periodo? Perfetto, e chiuderemo con questo pezzo di Michael Harris, l'ultimo disco, anche questo in anteprima, perché era ancora anteprima e non avevamo neanche la copertina, e nel sito della Lion Music e di Michael Harris non ce l'avevano manco loro, però noi ce l'avevamo già il disco, non sapevamo come fare. Finalmente abbiamo rimediato anche la copertina. Michael Harris, grande chitarrista, allievo di Dave Chastain, passato adesso nell'ultimo disco di Vitaly Kupri come chitarrista insieme a Randy Coben e insieme a John Macaluso, che ricordo anche nell'ultimo disco di Alex Masi. Questa volta Michael Harris col batterista, ma con la grande orchestra sinfonica, ci regala uno dei più grandi capolavori della storia della chitarra, Michael Harris e l'orchestra sinfonica.